Va bene. Grazie per essere qui. PD ha iniziato. Devo confidare una cosa, soltanto un momento. Allora vi devo confidare una cosa. Questa esperienza mi fa tornare alla mente altri tempi, quando i partiti democratici, quando in particolare i partiti della sinistra affrontavano nelle piazze certe esuberanze, certe reazioni, certi fischi che venivano da sotto certe bandiere nere. Presente nel paese, che è presente in tutta Italia, che è presente anche a Matera, è un malessere che il Partito Democratico deve assumere come un impegno per poter cambiare e modificare alla radice le condizioni in cui noi stiamo oggi operando. Sappiamo, siamo consapevoli e siamo stati così consapevoli che oggi a queste elezioni regionali, il PD parla, presentiamo candidati e liste completamente rinnovate. Abbiamo avuto la forza come Partito Democratico e come coalizione di centro-sinistra di porci interrogativi e di darci risposte serie, stando naturalmente con i piedi per terra e cercando di lavorare per il bene comune. Ciò che invece non abbiamo trovato in questi mesi, in cui pure una grande forza, quella che è stata rappresentata in Parlamento dal Movimento 5 Stelle, che ha parlato pochi minuti fa da questo palco, ci ha dimostrato. Guardate, noi avevamo bisogno in qualche modo anche di un ossigeno come quello che è costituito dalla presenza di una forza a forte valenza conflittuale, di grande dimensione, non di piccola dimensione, che fosse in qualche modo capace di suonare campanelli d'allarme molto forti. L'importante per chi ha a cuore l'Italia, per chi ha a cuore la democrazia, è saperli accogliere, saperli spostare dentro un sistema intelligente che dia risposte, che sappia progettare, che sappia programmare un futuro diverso. Naturalmente lo sappiamo, lo sapevamo con i fascisti, che con i fischi non si risolve il problema. Lo sapevamo con i fascisti e lo sappiamo anche oggi, che con i fischi non risolviamo questi nostri problemi. Abbiamo invece necessità di concentrarci, di rinnovare, di cambiare, e noi assumeremo e assumiamo. Ciao Marcello. E noi assumiamo qui, in questa piazza di Matera, nella civile Matera, assumiamo impegni seri, solenni. Io sono felice di aprire questo comizio questa sera e sono felice che siate in tanti, in tantissimi qui. E sono felice anche che si girano quelli che prima hanno ascoltato il comizio di Beppe Grillo, perché dobbiamo confrontarci in modo serio, anche in maniera vivace. Quelli che non trovano sbocchi, che non trovano lavoro, che hanno bisogno di vedere seriamente come il prossimo governo regionale, guidato da Marcello Pittella, il lavoro ai ragazzi e alle ragazze che hanno bisogno di rimanere qui con noi, perché sono la ricchezza fondamentale della nostra terra. Questa è il primo grande impegno solenne che vogliamo sentire, parole di Guglielmo Epifani, perché sappiamo che le questioni della Basilicata, le questioni di Matera, di Potenza, le questioni di Reggio Calabria o di Bari o quelle di Napoli, non si possono politare.
qualcuno, forse potrà andare bene per qualche forza politica che sta lucrando sulle difficoltà del paese, che sta guadagnando. Hanno voluto dedicare a un percorso splendido che è quello di far diventare questa città capitale europea della cultura per il 2019. Ieri abbiamo fatto un figurone a Roma. Questa nostra città accogliente, disponibile, dialogante, il rinnovamento che abbiamo voluto, che abbiamo straordinario. E di governo. In bocca al lupo Marcello, buon lavoro, grazie per essere qui. Di essere la capitale europea o di concorrere ad essere la capitale europea nel 2019 e penso che il segnale di democrazia e di partecipazione tanto più forte si leva da questa piazza quanti più applausi e quanta capacità. Occhio all'imperativo! Eliminare e spostare la pubblica amministrazione! Abbiamo bisogno esattamente di creare quel processo di rivoluzione democratica che serve esattamente a creare le condizioni perché una grande famiglia come la Basilicata trovi nel cambiamento, nel rinnovamento, la forza per riprendere a camminare. Gli sconvolgimenti, una rivoluzione culturale di cui Matera e la Basilicata ha bisogno. E abbiamo un secondo imperativo, che è quello di rafforzare e salvaguardare la coesione sociale. Grazie per essere qui.
pari naturalmente da grande lottatore e da grande sindacalista, non ti lascia impressionare da qualche pizzo. Grazie Guglielmo. Buonasera a tutte e tutti, a tutti i cittadini. Si voterà per eleggere il nuovo Consiglio regionale, il nuovo governo di questa regione, e io spero, penso, che ci siano tante cittadine e tanti cittadini che continueranno a dare la fiducia al Ministro dei Democratici. Con un percorso democratico indiscutibile, 60.000 quasi cittadini di questa regione hanno scelto il nostro candidato a governare la regione, abbiamo rinnovato le nostre liste, abbiamo messo tanti giovani e tante giovani donne, molti trentenni, molti hanno fatto un passo indietro e abbiamo spinto avanti chi deve essere il rinnovamento di questa terra. Non ci facciamo dar consigli se non dai cittadini che hanno da dirci le cose. Ho detto a Pitella, a Potenza, mezz'ora fa, un'ora fa, che il tuo primo compito sarà quello di aprire, di rendere trasparente la regione, di vivere questo suo incarico quando vincerà le elezioni come un incarico al servizio del popolo della Basilicata. Questa è la funzione di servizio che un amministratore della regione deve fare, e deve aiutare la gente che soffre, chi ha bisogno, chi ha perso il lavoro, gli anziani, i giovani. Invitare i giovani di lasciare questa terra, questo è quello che siamo impegnati a fare, perché non c'è futuro se non scommettiamo sui giovani, e deve impegnarsi sulle questioni del risanamento ambientale. Noi veniamo da anni e anni, soprattutto nel Mezzogiorno, dove si è fatto di tutto uno scempio. Dobbiamo recuperare i nostri fiumi, le nostre acque, la nostra terra, ai cittadini e soprattutto ai giovani. Lo dobbiamo fare in Campania, qui vicino, lo dobbiamo fare qui, e ci riusciremo. E voglio dire che essere democratici vuol dire ascoltare tutti e poi decidere, vuol dire rispettare chi non la pensa come te. Finito!